Sì, oggi diciamo è uno dei momenti che può essere considerato come simbolo nell'ottica appunto di non vedere più il vuoto tra le due pile che purtroppo sono state oggetto del crollo della campata di 2 anni fa. Oggi abbiamo varato, cioè variamo, la struttura portante in metallo nuova che è stata realizzata per un investimento totale di circa 1.100.000 euro. E abbiamo iniziato proprio dalla campata crollata, se la vogliamo chiamare e ricordare in questo modo. Devo dire che le operazioni di varo stanno andando anche in modo più rapido del previsto, perché si pensava nel pomeriggio di alzare la struttura, ci siamo già riusciti in tarda mattinata. Pomeriggio completeremo con l'altro troncone, che è il più piccolo da varare. La prosecuzione ovviamente si vede, questa è solo la parte l'elemento portante in acciaio. A seguire lavoreremo anche le coppelle per avere poi l'impalcato nella sua interezza con la larghezza originaria. No, questa campata da domani, cioè questa rampa di uscita ovviamente non può essere per più libera domani, bisognerà completare la parte della soletta di impalcato, quindi si prevede il varo delle coppelle, il getto della soletta di calcestruzzo, l'impermeabilizzazione e la pavimentazione. Diciamo che se tutto va bene tra i tempi di maturazione del calcestruzzo, le prove di carico, di collaudo, in 45-60 giorni comunque questa si dovrebbe riaprire al traffico solo come uscita, perché teniamo sempre presente che la tangenziale comunque ancora ha il doppio senso su questa carreggiata, quindi diventerà fruibile solo in una direzione, nella direzione di marcia destra.